Vabbè, dai. 1-1 col Genoa. Ci può stare. Forse il Genoa merita qualcosa in più. Però, signori, partite del genere non si possono più vedere. Con tutto il rispetto, non può lasciare il pallino del gioco al Genoa. Signori miei, io sono Mr. Dantan, questa è la Demon TV. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, che tutto quello che creiamo lì è creato da noi. Allora, è un pareggio che fa male. Perché tu questa partita la dovevi vincere. Nel primo tempo in cui avevi messo quasi alle corde, non dico, ma un Genoa inesistente, tu questa partita la dovevi chiudere sul 2-0 nel primo tempo. Ma se noi abbiamo un centravanti che prende 12 milioni all'anno, 12 milioni all'anno e non mi riesce a segnare un gol in due partite, addirittura si mangia due gol sotto porta, allora lì stiamo parlando di un problema abbastanza serio. Coloro che quest'anno, coloro che del cerchio magico, che hanno fatto quelle famose battaglie per tenere Vlahovic e non prendere Lukaku, ora cosa dite? Mi dovete dire cosa dite? Senza che mi dite la solita scusa che è la colpa di Allegri, ce n'è pure per Allegri stasera, non vi preoccupate. Ma di Vlahovic cosa mi dite? Mi dovete spiegare di Vlahovic cosa mi dite? Avete fatto una guerra quest'estate perché non volevate la cessione di Vlahovic, ora di Vlahovic cosa mi dite? Perché non è possibile. Lo torno a dire, non è possibile, e lo torno a dire 400.000 volte, che si mangia un gol così davanti alla porta. Basta! Non diciamo che non ha pallone. Forse gli arrivano, vero, gli arrivano pochi palloni, ma quelli che gli arrivano non riesce neanche a segnare. Non riesce a stoppare un pallone e noi siamo ancora qui che diamo la colpa ad altri. Vlahovic è un flop, semplicemente. Vlahovic è un flop. Se non riusciamo a vendere 60 milioni, e già sai, e ne abbiamo pure per Allegri, non puoi giocare una partita col Genova come la giochi col Napoli, con la Juve si difende e poi riparte. È anche vero che se ti manca Rabiot, ti manca mezzo centrocampo, oggi metti schifo, oggi metti schifo. La scusa di qualcuno oggi qual è? Che ha messo Ildiz a 5 minuti alla fine, è vero, Ildiz ha messo a 5 minuti alla fine. Il Junior l'ha messo fuori ruolo, ma Timothy Weah entra e non riescono a fare un passaggio. Locatelli invece di mettere a palla semplice cerca di fare una giocata tipo Pirlo. E basta! E basta! L'unico che si salva è Chiesa, l'unico che si salva è Chiesa. Milik che entra, che vuole spazio, ho un pallone d'oro messo nel mezzo da Cambiasso, e che fa? Lo guarda e fa col dito così. Ogni volta che gli arriva un passaggio col dito così non riusciamo a stoppare un pallone. Non riusciamo a stoppare un pallone. Questa squadra ha una settimana che si allena. Che cazzo si allena a fare? Mi deve spiegare che ha una settimana che si allena. Che cazzo si allena a fare? Che cazzo si allena a fare? Ci portiamo sempre il nemico in casa e alla fine ci segnano il gol. Il gol ce lo segnano. Il gol ce lo segnano. E poi io dico una cosa, perché poi ce n'è pure per l'arbitro, eh? Un rosso non dato a Marinoschi, un rosso non dato a Marinoschi, un calcio di rigore non fischiato, perché ormai in aria la puoi toccare con la mano, quanto vuoi. Però essendo che è la Juve, non verrà mai fischiato. Se era un'altra squadra, sapete questo quanto veniva fischiato? Lo sapete questo quanto veniva fischiato? E il pareggio 1-1 ci sta a Genova. 1-1 ci sta perché noi, di solito, in campo del Genova ci fa sempre un mazzo così. Se noi negli ultimi anni a Genova abbiamo vinto l'ultima vittoria, c'era Cristiano Ronaldo e Dybala, qualche domanda me la farei. Qualche domanda me la farei. Però non è possibile
giocare in questo modo. I cambi, pedone per pedone, pedone. Devi cercare di vincere, giusto, ma cerca, anche se era una mummia, anche se era una mummia, Vlauc, ma cerchiamo di giocare con tre punte. Cerchiamo di inventarci qualcosa, non facciamo cambio per cambio, pedone per pedone. Perché il pedone per pedone non combiniamo niente. Pedone per pedone non combiniamo niente. Kostic è tre partite che fa schifo e me lo metti sempre titolare. È tre partite che fa schifo e me lo metti sempre titolare. E che cavolo! Che cavolo! Oggi tutti male, oggi tutti male, oggi tutti male! E lo torno a dire, oggi tutti uno schifo! È uno schifo! Ci dobbiamo vergognare oggi! Oggi ci dobbiamo vergognare, mi spiace dirlo! Vlauc è un flop! Coloro che nel cerchio magico, come cavolo si dice? I creator tifosi juventini, i soliti 5 che in estate hanno fatto la guerra, che volevano difendere Vlahovic, che volevano Vlahovic a tutti i costi, che non vedevano Lukaku. Complimenti, complimenti. Ora cosa dite di questo Vlahovic? Ditemi, cosa dite? Non la fate più la guerra? La guerra non la fate più? E chi diamo ancora la colpa ad Allegri? Perché se quel gol mangiato è colpa ad Allegri. A dopo 2 minuti, dopo no, 6 minuti, ha una palla d'oro, quello è colpa di Allegri, vero che si è mangiato il gol. Comunque, l'Inter andrà sicuramente a più 4, oggi era un turno favorevole a noi, ma siamo stati bravi che ce l'hanno messa in quel posto. L'Inter sono sicuro che con la Lazio vincerà, però così non va bene. No, perché io capisco che vuoi giocare col 3-5-2, ma in certi casi si deve cambiare. In certi casi, come oggi, oggi è una partita in cui dovevi cercare un altro modo per vincere la partita e non l'hai cercato. Non l'hai cercato. Pochi entrano, non entra con la cattiveria, il Junior entra sfogliato, poi sono quei giocatori che vogliono lo spazio, quando hanno lo spazio non si mangiano l'erba. Quando hanno lo spazio non si mangiano l'erba, con un Genoa morto. Ma oggi il Genoa ha fatto la partita della vita. Oggi il Genoa ha fatto la partita della vita. Col Monte è stato preso a pallonate, ma oggi ha fatto la partita della vita. Ma non è stata colpa del Genoa, siamo stati noi che abbiamo dato la possibilità di fare la partita della vita. Mentre nel primo tempo potevamo fare sul 2-0, no, ci chiudiamo sempre. E poi abbiamo sempre la mummia. In avanti abbiamo la mummia. Ora, in avanti abbiamo la mummia. Ora, i famosi, quelli del cerchio magico. Che un giorno gli dirò i nomi. Non dico i nomi, se non dico che voglio fare pubblicità su di loro. Ma chi segue la Juve sui social sa di chi sto parlando. I famosi del cerchio magico. Che hanno fatto una guerra per evitare lo scambio Lukaku-Vlahovic. È bella, bella roba. Eccola là. Eccola là, bella roba. Che davanti alla porta si mangia il gol. Complimenti. Non stoppa un pallone. Comunque oggi tutti da bocciare. Tutti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E andiamocene a fanculo tutti quanti. Ciao.